Buongiorno a tutti, ecco un video sulla corrente di un fluido, l'equazione della continuità e l'equazione di Bernoulli. Andiamo avanti e vediamo che si definisce corrente di un fluido il movimento ordinato di un liquido o di un gas. Per esempio, questa immagine dà l'idea di che cos'è la corrente di un fluido, dunque lo scorrimento ordinato del torrente che scende. E mentre quest'altra immagine dà l'idea del movimento disordinato di un liquido, dunque di una situazione che non è definibile come corrente di un fluido. Proseguiamo e guardiamo che il concetto di portata. La portata che indichiamo con la lettera Q è definita dal rapporto tra il volume di un fluido che in un intervallo di tempo delta t attraversa una sezione trasversale di una conduttura e delta t stesso. Ecco la formula che diamo alla portata Q uguale delta V fratto delta T. Se andiamo a schematizzare questo rapporto, ci accorgiamo che il delta V non è altro che, come vedete rappresentato qui in figura, dal volume di un cilindro di base S e la velocità del liquido che attraversa questa sezione trasversale della conduttura sarà V per un certo tempo delta t, V per delta t rappresenterà l'altezza di questo cilindro, per cui il volume è dato dalla superficie di base per l'altezza. Delta H fratto delta t non è altro che la velocità. Dunque la quantità Q, la portata Q, può essere anche definita come il prodotto fra la sezione trasversale della conduttura per la velocità. Proseguiamo e vediamo di dare la definizione di corrente stazionaria. Una corrente si definisce stazionaria quando la sua portata attraverso qualunque sezione della conduttura è costante nel tempo. Vediamo l'equazione della continuità. L'equazione della continuità è data dal prodotto della sezione del liquido per la velocità del liquido stesso che la attraversa. Questo prodotto ci dà l'idea, rimane sempre costante, ci dà l'idea dell'inversamente proporzionale, cioè tanto più grande la sezione, tanto minore la velocità di attraversamento del fluido attraverso questa sezione. Tant'è vero che possiamo dire che in buona sostanza l'equazione di continuità ci dice che l'area della sezione trasversale della conduttura è inversamente proporzionale alla velocità del liquido che la attraversa. E vediamo un problema sull'equazione della continuità. In una sezione dell'impianto di irrigazione di un centro sportivo è presente un tubo con diametro 15,0 cm che si suddivide in tre rami secondari, uno di 7,0 cm, l'altro di 5,0 cm e poi il terzo di 3,0 cm di diametro. La velocità del condotto principale A è 0,20 m al secondo, nel ramo intermedio B di 0,80 m al secondo e nel ramo più piccolo c di 1,2 metri al secondo. Calcola la velocità di scorrimento nel ramo di diametro maggiore d e calcola la portata nei tre rami secondari. Vediamo di costruire una figura. Vedete in bianco il tubo di diametro massimo, tubo principale di 15,0 cm di diametro. In azzurro troverete il diametro più piccolo di 3 cm, cioè il tubo con diametro di 3 cm, intermedio, quello verde, noterete che è di 5 cm il suo diametro della sezione del tubo, e l'ultimo tubo, quello D, è quello di maggior diametro tra i tre tubi secondari, tre rami secondari, che è di 7 cm di diametro. A questo punto ci andiamo a calcolare il raggio in metri del tubo grande A, del tubo principale, e la sezione del tubo principale sarà uguale, essendo un cilindro, uguale a pi greco r quadrato, cioè a 0,018 metri quadrati. Stessa cosa lo facciamo per il ramo secondario più piccolo, per quello intermedio e per quello maggiore. Ecco, e dunque abbiamo le tre superfici di base dei tre cilindri blu, verde e arancione. A questo punto possiamo dire che per un principio di conservazione della quantità della portata abbiamo che la portata principale SA per V con A
sarà uguale alla somma delle portate dei rami secondari SB V con V più SC V con C più S con D V con D. Ecco, l'unica incognita di questa equazione è proprio V con D, che è quella che c'è, è la richiesta che ci viene data dal nostro problema. Dunque, per calcolare V con D facciamo la formula inversa. Dunque, facciamo che V con D è uguale al rapporto tra S con A per V con A meno SC V con C meno SB V con B fratto SD. A questo punto, passando ai calcoli, otterremo che la velocità nel ramo di diametro maggiore sarà di 0,29 metri al secondo. Per dare risposta alla seconda richiesta, cioè calcolare la portata dei rami secondari, è semplicissimo perché nel ramo C, secondario C abbiamo questo tipo di portata, 8,4 per 10 alla quarta metri cubi fratto secondo, che deriva dal prodotto tra la sezione trasversale del tubo C per la velocità che questa ha, era 1,2 metri al secondo, lo vediamo qui nella traccia, la sezione l'avevamo calcolata era 0,007 metri quadrati, in totale la portata è 8,4 per 10 alla meno quarta metri cubi fratto secondo. Stessa cosa facciamo col tubo B e stessa cosa facciamo con il tubo D, il ramo secondario D. Proseguendo, andiamo a vedere l'equazione di Bernoulli. L'equazione di Bernoulli viene data secondo tre condizioni essenziali: che nel tubo ci sia un fluido incomprimibile, come per esempio l'acqua, che la corrente sia stazionaria, abbiamo già visto il concetto di corrente stazionaria, e che la velocità del fluido è la stessa in tutti i punti della sezione trasversale, di qualunque sezione trasversale, per cui l'equazione di Bernoulli sarà data da questa formula: la pressione in qualsiasi punto calcolata più un mezzo della densità del liquido per la velocità al quadrato del liquido stesso più la densità per l'accelerazione di gravità per la quota in cui viene calcolata è sempre costante in tutti i punti del liquido del tubo che vedete qui rappresentato. In sostanza, in ogni punto, prendiamo per esempio due punti, il punto A e il punto B, succede che la somma di queste tre grandezze, già, definite sarà sempre costante. Vediamo di dimostrare questa equazione di Bernoulli. Allora, rappresentiamo graficamente un tubo di questa tipologia, dove abbiamo una prima sezione B qui in alto, che avrà una spinta che fa scendere verso il basso il fluido, il liquido, proprio una spinta che deriva dall'acqua che precede questa sezione e che ha una quota Y con B. Scende fino a valle, entrerà in un tubo che si allarga, dunque ci sarà invece qui una forza di frenata dovuta al liquido presente nel tubo e dunque questa volta la sezione si troverà a un livello YA, scusate, e noi potremo dimostrare questa situazione dicendo che in queste condizioni di liquido incomprimibile e di corrente stazionaria diremo che vale il teorema dell'energia cinetica, cioè il lavoro totale delle forze applicate in questo tubo sarà uguale alla variazione dell'energia cinetica. Abbiamo due tipi di lavori: il lavoro conservativo, dato dalla forza gravitazionale che fa scendere il fluido dall'alto verso il basso, e sarà questo tipo di formula: massa per accelerazione di gravità, la massa del fluido si intende per l'accelerazione di gravità, per la variazione di altezza rispetto al livello di riferimento dal punto più alto al punto più basso, cioè YB meno YA. E poi ci sarà un lavoro non conservativo dato dalle forze, diciamo, esterne che faranno sì che spingono il fluido prima a scendere a valle e poi che lo frenano con una forza uguale,
uguale, ma una forza opposta a quella F di P. Avremo che il lavoro non conservativo sarà dato dalla forza per lo spostamento. F di B per lo spostamento, che sarebbe l'altezza L1 di questo cilindro, cioè V di B per delta T, meno F di A, che sarebbe per l'altezza di quest'altro cilindro, che sarebbe V di B per delta D. E abbiamo che la somma di questi due lavori ci dà il lavoro totale, cioè il lavoro conservativo più il lavoro non conservativo sarà uguale alla variazione dell'energia cinetica. Noi modifichiamo F di B, lo esprimiamo come pressione per superficie, V di B per delta T lo chiamiamo L1 come la lunghezza, cioè l'altezza del cilindro. Stessa cosa facciamo per FA, che chiameremo PdA SA, e per VB per delta T, che chiameremo L2. Questa formula si modificherà in questo modo: massa per G per YB meno massa per G per YA. Applichiamo la proprietà distributiva del prodotto rispetto a una differenza, e poi chiamiamo SB per L1. Vedete, questo SB per L1 sarebbe il volume del cilindro, ma il volume può essere dato come massa fratto densità, e lo scriviamo come massa fratto densità. La stessa cosa facciamo per l'altro volume, quello di quest'altro cilindro. SA per L2 lo chiameremo massa fratto densità, perché i due volumi saranno equivalenti, cioè avremo lo stesso valore numerico, e dunque lo sostituiamo appunto con M fratto D. E notiamo che tutti i termini del primo membro e tutti i termini del secondo membro hanno lo stesso valore di massa, per cui possiamo semplificare la massa e possiamo avere dunque questo tipo di equazione. Dopodiché, se continuando a ordinare i termini con il pedice B a primo membro e il pedice A a secondo membro, otteniamo proprio la dimostrazione dell'equazione di Bernoulli.